Amici di YouTube, ben ritrovati in un nostro video. Sono passati ormai 2 anni dal lancio e la presentazione di Nexus 5, lo ricorderete bene, l'ormai leggendario telefono Android che sbaragliò quasi tutta la concorrenza con un prezzo molto competitivo e finalmente era disponibile anche in Italia. Il successore di Nexus 5 si chiamerà 5X, un Nexus leggermente più grande, 5,2 pollici display, Full HD, in grado ovviamente di soddisfare tutte le utenze medie, perché è basato su una piattaforma moderna 64 bit Snapdragon, avrà il connettore di ricarica USB Type-C, quello di nuova e moderna generazione, e ovviamente avrà Marshmallow. Migliorano leggermente le fotocamere, 5 megapixel quella anteriore, posteriore da 12,3 megapixel, e farà ovviamente come tutta la concorrenza video in 4K. La batteria sembra che sia da ben 2700 mAh, ma sappiamo bene che più che di sigle e di dati ci baseremo sull'utilizzo intenso del telefono per poi giudicare la vera durata della batteria. Il 5X ovviamente uscirà con Marshmallow, però da quanto capiamo con questi dati possiamo certamente assicurare che non è questo il top di gamma di Google. Il successore invece del poco venduto Nexus 6 è il Nexus 6P, primo terminale della gamma Nexus della storia di Huawei, che tanto sottovalutiamo, ma alla fine è il terzo produttore di smartphone al mondo. È stato scelto da Google per la prima volta. 6P si colloca direttamente tra uno degli avversari dell'iPhone 6S Plus o comunque della gamma Note di Samsung, 5,7 pollici display, Gorilla Glass 4, ha un'altissima risoluzione di 1440x2560 pixel, è molto ampia e soprattutto lo schermo è molto molto grande. 3 GB di RAM, quindi si allena totalmente alla concorrenza, sarà disponibile in 36, 64 e 128 GB non espandibili. Interessantissima la fotocamera, da 8 megapixel quella anteriore e da 12,3 quella posteriore. Finalmente sui Nexus vediamo una batteria molto ampia, sarà che il telefono è molto grande, 3450 mAh con ricarica rapida, un po' lo stesso del Nexus 9 e Nexus 6. Avrà anche questo il lettore di impronte digitali e l'USB di tipo C. Una delle differenze tra questo e il 5X è il LED di notifica, oltre ovviamente alle dimensioni e al giga di RAM in più. Per quanto riguarda i prezzi, tenetevi forte, non cadete giù dalla sedia. Nexus 5X negli Stati Uniti viene presentato sempre nella versione base a $379, che sarebbero l'equivalente di 330 euro, ma in Italia viene venduto alla bellezza di 479 euro, parliamo sempre della versione base, con una differenza di 150 euro. Peggio ancora per il Nexus 6P. Negli Stati Uniti, parlando sempre di versione base, viene presentato a $499, che sarebbero 443 euro. In Italia viene presentato alla bellezza di 699 euro. Ok, ci sono 256 euro di differenza. Spieghiamo a Google che 256 euro sono praticamente un terzo di quanto costa un Nexus 6P. Sicuramente sono due smartphone interessantissimi, ma vi prego qualcuno mi spieghi questo divario enorme di prezzo. Io vi saluto e vi ringrazio, ci vediamo presto in un altro prossimo video. Ciao!